siamo al Salone del Risparmio in compagnia di Nevia Gregorini, responsabile prodotti quotati di BNP Paribas. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Il momento di investimento, l'abbiamo detto più volte, è difficile, tassi bassi, elevata volatilità. BNP Paribas sappiamo anche che ha un favore particolare per i certificati. Oggi tra l'altro ci sarà anche una conferenza. Quindi chiediamo domani. A Nevia, domani ci sarà una conferenza, a che ore? Alle 11.45 nella sala Yellow. Chiediamo quindi a Nevia, anche prendendo spunto dalla conferenza, che ruolo possono avere i certificati nell'investire in un simile scenario, quello che abbiamo delineato prima? Beh, il titolo della conferenza è proprio rendimenti a zero e mercati volatili, come operare con i certificates. Questo perché in questo momento con i rendimenti delle obbligazioni veramente ai minimi ci sono poche alternative per trovare delle fonti di rendimento. Una di queste è la volatilità dei mercati e i certificates la utilizzano proprio per creare dei prodotti di investimento con rischio, rapporto rischio-rendimento particolari, diversi rispetto a quelli delle azioni, delle obbligazioni o dei fondi. La caratteristica dei certificates che li distingue rispetto alla gran parte dei prodotti di investimento sul mercato è il fatto di essere dei prodotti passivi. Da questo punto di vista assomigliano un pochino agli ETF e la cosa bella è che fin dall'inizio si sa, a seconda degli scenari che si verificheranno, come un certificate performerà. E quindi sta un po' al consulente finanziario o all'investitore evoluto selezionare, sulla base un po' dello scenario di mercato e sulla base della sua propensione al rischio, il certificate più adatto a quel contesto, a quel mercato. Infatti diciamo sempre, questo è un po' un tema anche della conferenza di domani, che non esiste il certificate adatto a tutte le stagioni, ma dato un certo contesto di mercato, rialzista, ribassista o neutrale, sicuramente esiste il certificate che consente di approfittarne. E questa è una caratteristica veramente distintiva, non esistono molti prodotti che consentono di fare questo. Esatto, perché poi il certificate appunto ce n'è una grande quantità proprio per questo motivo, perché è un prodotto alla fine semplice e magari ci sono tanti sottostanti disponibili, quindi c'è tanta scelta per costruire con i vari mattoncini un portafoglio. A proposito, ti voglio chiedere, in un portafoglio che ruolo, quanta parte possono avere in un portafoglio di investimento? Allora, ricordiamo che i certificate, che abbiamo detto sono prodotti quotati, hanno un rischio controparte, quindi sono simili da questo punto di vista alle obbligazioni. Sono simili a delle obbligazioni senior, quindi il rischio non è quello di comprare un'obbligazione subordinata, però comunque c'è il rischio controparte, quindi comprando un certificate BNP si corre il rischio BNP. Per questo motivo non è opportuno, diciamo, investire il 100% del proprio portafoglio in un certificate. Io direi che una percentuale intorno al 20-25% potrebbe essere la percentuale giusta, magari diversificando tra diversi emittenti di rating elevato. E magari colgo lo spunto per dire che il rating di BNP, questa è una cosa che forse è meno percepita in Italia, ma in altri paesi forse avrei dovuto cominciare da questo, è un rating A di S&P, Fitch A+, quindi un rating molto elevato. Molto elevato. Non solo certificati, BNP Paribas ha anche, sta lanciando, ma da un bel po' di tempo direi le lancia, le obbligazioni in valuta. Caratteristiche e vantaggi di queste obbligazioni? Diciamo che se abbiamo detto che una delle fonti di rendimento per i certificati è la volatilità, nelle obbligazioni una delle fonti di rendimento che le case di investimento possono ancora sfruttare sono proprio le valute che hanno rendimenti positivi. Se nell'area euro sappiamo che questi quasi non esistono, se non si va a su emittenti davvero rischiosi, nelle valute con un carico positivo abbiamo cercato di trovare, ad esempio per l'ultima emissione, il real brasiliano. Ad esempio ne abbiamo emessa una nuova martedì scorso che ha un rendimento fisso dell'11% a 3 anni. E poi abbiamo lanciato invece un'obbligazione in sterline, visto insomma l'attuale contesto,
a 10 anni, che paga una cedola fissa del 5% il primo anno, e poi ha delle cedole variabili legate all'Libor inglese più lo 0,80%. Benissimo, allora abbiamo ascoltato Nevia Gregorini, responsabile prodotti quotati di BNP Paribas, grazie mille. Grazie Alessandro, grazie a voi.